Messa subito bene, poi c'è stata anche tanta sfortuna perché due pali, con la palla che rimbalza sulla linea, delle mischie, insomma, peccato. No, sinceramente non dobbiamo parlare di sfortuna o non sfortuna, perché noi quando entriamo in campo dobbiamo essere determinanti, dobbiamo essere protagonisti e dovevamo vincere questa partita. Dopo la sfortuna semplicemente è arrivata, abbiamo preso due gol dai nostri errori individualmente, però dopo ci siamo ripresi bene, abbiamo avuto anche gli spazi con la Bologna che è stata molto chiusa dietro. Quando palla non entra, non entra, il calcio è questo. Cosa vi è mancato oggi per condurre una partita come ci avevate abituato qui all'Olimpico, visto che erano quasi 5 mesi che il Toro non perdeva in casa? No, non mancava niente, forse mancava un po' di rabbia, un po' di cattiveria, che si vedeva che loro dopo prendevano tutte le palle troppo facili nei piedi, che erano difficili per noi, però. Come ho detto, il secondo tempo loro, non lo so se hanno attraversato il metacampo 2 o 3 volte, eravamo sempre a metacampo loro, noi. La ripresa, insomma, il Bologna poi ha fatto un po' la sua partita, quella che è fatta apposta per difendere il vantaggio. Nel primo tempo invece il Torino, soprattutto nel finale, si è apparso forse un po' deconcentrato. Cosa vi ha detto il mister durante l'intervallo? Soprattutto magari a te, prima di mandarti in campo. No, io ero a fare il riscaldamento, allora non sono entrato nel spogliatoio, allora non ho sentito quello che diceva il mister, però sicuramente ha detto solo le cose positive, che dobbiamo alzare la testa e andare avanti, a pressarli proprio sulla metà campo a loro. E dopo siamo riusciti, abbiamo trovato anche gli spazi giusti, però la palla non è entrata. La sconfitta non ci deve fermare noi, non ci deve fermare tutto il Torino e noi dobbiamo pensare solo avanti alla partita prossima. Se Dias, mi possiamo chiedere a Nicola che cosa è successo in occasione del primo gol, che c'è stato quell'incertezza con Darmian, che poi si è fatto male Padelli, ci racconta cosa è Stabilo quel successo? provo.